Un saluto ai telespettatori di Antenna Sud 13 85 90 e a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. L'intervista della settimana ha avviato un tour nel pianeta Giustizia in Puglia, un tour cominciato con il presidente del TAR di Puglia, sezione di Lecce, il dottor Antonio Pasca, un tour che abbiamo l'onore di proseguire con il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati nel distretto di Taranto, Brindisi e Lecce, il dottor Maurizio Saso. Ben trovato, dottore. Grazie, sono felice di essere con voi, direttore. Grazie a lei. Ecco, uno dei temi scottanti, lei ne ha fatto un ampio cenno nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario a Lecce, quando ha detto che la cronaca dell'ultimo anno e mezzo ci consegna il più grave scandalo che abbia mai investito il Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM rinnovato, ha dichiarato il dottor Saso, è chiamato a recuperare tutta l'autorevolezza e tutta la credibilità che va restituita alla magistratura italiana, dimostrando di saper reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione, mediante assoluta trasparenza, rispetto rigoroso delle regole stabilite nelle procedure e nelle deliberazioni, così come ha ricordato il capo dello Stato Mattarella. Quindi immagino, dottor Saso, che lei si aspettasse questa domanda. La vicenda Palamara sta attirando l'attenzione del Paese in questi tempi. Lei come giudica questo sistema fatto di accordi per il conferimento degli incarichi, soprattutto negli uffici direttivi? Ecco, ci sono indubbiamente dei problemi nella gestione autonoma della magistratura, però verifichiamo che in effetti la stessa magistratura non fa sconti a nessuno, come dimostrano le inchieste aperte nei distretti di Bari, di Potenza, di Lecce, relative ad attività discutibili di taluni magistrati. La domanda è ineludibile, in effetti, diciamo, la vicenda Palamara segna la crisi più grave forse che abbia investito mai il Consiglio Superiore della Magistratura e la magistratura nel suo insieme. Effettivamente è una vicenda che suscita sconcerto, smarrimento in ciascuno di noi. I fatti emersi, in particolare mi riferisco a quell'incontro avvenuto in un albergo romano in cui appunto Palamara si incontrava con alcuni consiglieri del Consiglio Superiore in carica e con due politici, di cui uno indagato dalla Procura di Roma per parlare di quello che potesse essere il nuovo Procuratore della Repubblica da designarsi in quei giorni da parte del Consiglio Superiore, ha fatto, diciamo, comprendere come addirittura alcune decisioni consiliari così qualificanti potessero essere, diciamo, prese non all'interno del Consiglio, ma in una sede esterna e con la partecipazione di soggetti estranei al Consiglio, fra cui addirittura una persona indagata, diciamo, dalla Procura di Roma. E quindi è un fatto di una gravità enorme che ha creato una grande indignazione in tutti i magistrati. Io ricordo anche in tutta Italia, ma anche a Lecce vi fu un'assemblea distrettuale dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, molto partecipata, oltre 90 colleghi, con un clima surriscaldato di grande indignazione per questi fatti che, diciamo, erano emersi e che consegnavano una immagine del Consiglio Superiore, della gestione degli incarichi direttivi assolutamente inaccettabile. Naturalmente la vicenda Palamara investe quelli che sono i problemi che vanno sotto l'etichetta di correntismo e di carrierismo, nel senso deteriore della parola. Qui, diciamo, è importante chiarire come, diciamo, le correnti in quanto tali sono state demonizzate, ma a mio avviso non vanno demonizzate, perché le correnti in quanto tali sono delle associazioni libere, trasparenti, che si fondano per elaborare idee, per fornire dei progetti anche di riforma, sulla base della condivisione di alcuni valori fondamentali. E le correnti in quanto tali, sin quando esisterà, come è prevista nella Costituzione, la libertà di opinione, la libertà di associazione,
avranno diritto di esistere. Ciò, cosa diversa è il correntismo su cui ci soffermiamo di qui a un minuto. Le correnti in realtà ci sono ovunque, in altri paesi come in Francia, in Germania, in Belgio, non c'è un'associazione nazionale magistrati unitaria, ma esistono più associazioni, come più sindacati, è un fatto di pluralismo. Da noi invece vi è un'unica associazione nazionale magistrati, la casa comune di tutti i magistrati, alla quale aderiscono il 90% dei magistrati, che è suddivisa però in diverse correnti. Forse sarebbe meglio chiamarle associazioni più che correnti, per far capire di che si tratta e della trasparenza di questi gruppi che formano la ANM. Ciò che invece è una degenerazione del sistema delle correnti è il correntismo, vale a dire il fatto che questi gruppi, anche in seno al CSM o nelle varie articolazioni della magistratura, possono esercitare un potere improprio di condizionamento anche nelle scelte, per esempio, più qualificanti come quelle degli incarichi direttivi. Questo, diciamo, è quello che è emerso anche nella famosa vicenda Palamara. Non era mai accaduto che un presidente dell'ANM venisse espulso dall'associazione e poi espulso anche dalla magistratura, proprio per la emersione di questi fatti. Il correntismo quindi è una degenerazione del fenomeno delle correnti e i fatti che sono emersi inducono in sede poi di riforma, che deve avvenire sia probabilmente con norme di carattere primario che deve adottare il legislatore, sia in sede di autoriforma con norme di carattere secondario che possono essere adottate dal Consiglio Superiore, riducendo quella che è la discrezionalità che attualmente c'è per il conferimento degli incarichi direttivi. Basti pensare che in passato vigeva il criterio dell'anzianità, che era un criterio sostanzialmente automatico e prevedibile, che è stato, diciamo, ribaltato per fare spazio al merito. E io, diciamo, non sono un nostalgico del criterio dell'anzianità, sì. Che basti pensare che in virtù del criterio dell'anzianità, per esempio, Giovanni Falcone venne posposto al consigliere Melli per il posto di consigliere istruttore dell'ufficio istruzione di Palermo nel 1988. E il fatto è, diciamo, il consigliere Melli, che era una persona da bene, ma che che non conosceva e non aveva quei meriti avuti da Falcone nel istruire il maxi processo di Palermo così importante, venne preferito per un fatto di anzianità. Spesso, quindi, l'anzianità di per sé non, tuttavia, in un momento di crisi come questo è possibile che soltanto riducendo il margine di discrezionalità del Consiglio Superiore ed introducendo delle fasce di anzianità si possa, diciamo, recuperare quella, diciamo, oggettività delle decisioni, evitando soprattutto, perché vedete, il merito è qualcosa poi di soggettivamente anche valutabile in maniera diversa, lo dimostra anche il contenzioso, molte decisioni del Consiglio Superiore vengono impugnate poi di fronte al TAR e al Consiglio di Stato ribaltando taluni esiti, proprio perché la carriera del magistrato viene a quel punto, per valorizzare il merito, segnata da una serie di medaglie, di medagliette, alcune delle quali d'oro, altre di latta, che possono poi prestarsi nel, diciamo, scavalcare il criterio dell'anzianità per valorizzare meriti che non sempre però sono oggettivi. Ecco, a proposito di carriere, vediamo qual è la carriera personale del dottor Maurizio Saso in questa scheda del nostro collega Leo Spaluto. Maurizio Saso, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi, Lecce e Taranto, ha 59 anni, è giudice per le indagini preliminari, giudice per le udienze preliminari presso il Tribunale di Brindisi dal 2011. In carriera è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari dal 90 al 92, pretore penale per i giudizi ordinari e quelli direttissimi dal 92 al 97 a Lecce, GIP presso la Pretura Circondariale di Lecce dal 92 al 98, GIP GUP presso il
Tribunale di Lecce dal 98 al 99, applicato alla sezione penale della Corte d'Appello di Lecce per la composizione di collegi penali dal 97 al 98 per 6 mesi, giudice del Tribunale del Riesame di Lecce sia come componente che come presidente dal 98 al 2000 a mesi alterni, giudice effettivo della Corte d'Assise di Lecce continuativamente dal 1998 a tutto il 2001, giudice del Collegio Penale sia come componente che come presidente dal 98 al 2002, giudice monocratico per i giudizi ordinari e quelli direttissimi nel 2001, GIP GUP presso il Tribunale di Lecce dal maggio 2001 all'aprile 2011. È stato anche giudice del Collegio del Tribunale dei Ministri dal 98 al 2005, referente per il progetto IRE Sud Giustizia Digitale in Puglia, coautore con il collega Ercole Aprile della monografia L'udienza preliminare, edita nel 2005 da Giuffrè Editore nell'ambito della collana Teoria e Pratica del Diritto, autore del racconto L'urlo del gabbiano, pubblicato nel volume Una storia semplice, edito nel 2014 da Fasi di Luna, dedicato alla vicenda della piccola Angelica Pirtoli, uccisa assieme alla madre Paola Rizzello nel 91 dalla Sacra Corona Unita e prima vittima in Salento. È stato forte, Presidente, il richiamo del Premier Draghi rispetto al tema della giustizia, che sembrerebbe apparire in netta discontinuità rispetto alla gestione grillina del guardasigilli Alfonso Bonafede. E non a caso l'ex presidente della BCE ha affidato l'incarico a una professionista, la dottoressa Marta Cartabia, che sembra appunto essere un po' distante anni luce dal suo predecessore. Ecco, una revisione rapida del processo civile, piuttosto che fare questioni sulla prescrizione, così come aveva suggerito di fare il ministro Bonafede, è forse una via celere da perseguire, secondo il suo parere. Ecco, ritardi nella giustizia civile e incertezze che allontanano gli investimenti dall'estero e soprattutto deprimono le iniziative economiche anche nazionali. Qual è il suo punto di vista? Ecco, diciamo, attualmente il nuovo il governo Draghi potrà avere una grande opportunità, cioè il Recovery Fund, cioè metterà a disposizione dell'Italia e anche quindi della giustizia grandi risorse. Dei 209 miliardi di euro che si attendono con il Recovery Fund, circa 2 saranno destinati alla giustizia, secondo le previsioni. Quindi diciamo, si spera che in questo momento sarà possibile aggredire i nodi fondamentali che rendono inefficiente il sistema giustizia, in particolare quello del settore civile, che è stato ritenuto prioritario per determinati fini. Ovviamente, diciamo, qual è il problema? Noi abbiamo normalmente, rispetto all'Europa, dei tempi di definizione dei processi civili e anche penali molto più lunghi, mentre in Europa per esempio un processo civile si conclude in 230 giorni all'incirca, in Italia ce ne vogliono 527. Quindi diciamo, occorre celerizzare la giustizia in maniera assoluta. Questo perché? Perché un'impresa che si trova ad operare in Italia, anche un'impresa estera interessata ad entrarvi, può essere esposta a contenziosi commerciali, a contenziosi di lavoro, a contenziosi tributari, a procedure di insolvenza. Ed è importante conoscere i tempi di definizione dei processi e soprattutto anche pervenire alla prevedibilità delle decisioni in maniera più chiara di quanto ora non accada. Il ruolo della Cassazione, quindi da questo punto di vista, la funzione nomofilattica, cioè di individuare le linee guida e le interpretazioni giurisprudenziali più conformi, più prevedibili, attualmente è ostacolato dal fatto che pendono in Cassazione 80.000 processi. Nessuna Corte Suprema al mondo ha un tale numero di processi, che è assolutamente ingestibile e che determina spesso decisioni contrastanti le une con le altre. Quindi va recuperata anche questa funzione di nomofilattica della Corte Suprema. Le linee di intervento per la giustizia, anche civile, sono quelle del favorire il ricorso a forme di definizione di controversie alternative rispetto a quella del processo, nel disincentivare le cause, diciamo,
di modesto valore o addirittura pretestuose, nel risolvere anche legislativamente la moltitudine di cause seriali che intasano i procedimenti, i tribunali civili, nel rendere anche più efficaci, abbiamo detto, i filtri per l'accesso in Cassazione e ridurre gli effetti della Cassazione, e poi nel incidere anche sulle disfunzioni territoriali. Naturalmente la digitalizzazione del processo, il processo civile telematico, che è già a buon punto, favorirà tutto questo, ma il vero problema della lentezza della giustizia, sia civile che penale, è il numero ingestibile dei processi, che va drasticamente ridotto. Vanno naturalmente anche aumentati gli organici. Basti pensare che in Europa ci sono circa 22 magistrati per 100.000 abitanti, in Italia ne abbiamo 11, la metà, quindi sono pochi magistrati, è insufficiente il personale amministrativo. Eh sì, gli organi della magistratura in genere, se non soprattutto appunto quello dell'amministrazione giudiziaria, ci sembrano carenti. Sono deficienze strutturali che possono incidere gravemente sulla celerità della definizione dei procedimenti. E poi le volevo chiedere, Presidente, a proposito di gestione di questa fase della pandemia, il processo di digitalizzazione, rispetto al quale mi pare che lei in anni molto, quasi come dice, prevedendo questo ricorso ormai opportuno, a che punto è questo processo? Lei ha fatto parte di organismi proprio che si sono occupati, mi pare, della digitalizzazione. Sì, ci sono stati anche negli anni scorsi dei bellissimi progetti per la digitalizzazione del processo penale, in particolare con la Regione Puglia. Ricordo anche il collega Gagliotta, che è molto versato in questa materia, che aveva messo a punto un sistema. Adesso attualmente i progressi vi sono stati, ancora non si è giunti per il penale, a differenza che per il civile, ad una implementazione sufficiente di questi processi, e la digitalizzazione ancora non è avvenuta in forma generalizzata, e quindi questo è un settore sul quale bisognerà incidere. Ma come dicevo, il vero problema, oltre al numero dei processi che va drasticamente ridotto attraverso gli opportuni strumenti, è che voi immaginate il personale amministrativo, abbiamo avuto circa un ventennio dagli anni immediatamente successivi a Tangentopoli, e forse questo non è un caso, fino al 2014, quando il ministro Orlando iniziò un piano di assunzioni del personale, in cui non vi è stato un blocco totale delle assunzioni, che ha fatto sì che si verificasse un progressivo svuotamento delle cancellerie e degli uffici amministrativi, senza neanche poter trasmettere ai giovani il sapere e l'esperienza dei cancellieri più esperti, spesso di altissimo valore professionale. E quindi voglio dire, i processi camminano anche sulle gambe del personale amministrativo, e la digitalizzazione e tutte le risorse anche tecnologiche debbono anche essere accompagnate dalle adeguate risorse umane, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo. Attualmente è previsto anche con Recovery Fund, forse sono previste migliaia di assunzioni. Ovviamente vi è la difficoltà in questo periodo di emergenza anche sanitaria di espletare tutti i concorsi che sono necessari per le assunzioni, ma si spera che questo sia possibile, anche attingendo ad alcune graduatorie aperte che sono ancora utilizzabili, per pervenire a questo risultato in tempi brevi. Ecco, un altro tema importante è quello dell'edilizia. Di recente è stato firmato a Roma un accordo tra il Comune di Taranto e il Ministero di Grazia Giustizia per quanto riguarda la realizzazione della cittadella giudiziaria al quartiere Paolo VI, che peraltro già ospita la sede della sezione staccata della Corte d'Appello. Ci sono altri progetti che riguardano anche Lecce, mi pare. A che punto siamo su questo argomento? Il problema dell'edilizia giudiziaria è anche un altro problema fondamentale, perché attualmente la situazione logistica, soprattutto per Lecce e per Taranto, è diventata insostenibile, sia per la vetustà degli edifici,
per la insufficienza degli spazi, per la impossibilità di organizzare anche un numero di udienze sufficiente e con tra l'altro il distanziamento sociale che si impone in questo periodo. Quindi è un problema, diciamo, fondamentale che possiamo dire che anzi il nostro procuratore generale Antonio Maruccia in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario è tornato su questi argomenti ricordando come, diciamo, le cose vadano avanti, diciamo, è stato recentemente effettuato da parte del Ministero uno stanziamento di 70 milioni di euro per la realizzazione del polo giustizia, della cittadella della giustizia a Lecce, che tra l'altro sorgerà su terreni confiscati alla criminalità organizzata, il che è anche, ha un alto valore simbolico anche. Quindi si potrà superare attualmente a Lecce sia, diciamo, la divisione che esiste tra polo civile e polo penale, diviso tra via De Pietro e via Brenta, in edifici ormai vecchi e non adeguati alle nuove circostanze, creando una vera e propria cittadella della giustizia dotata delle aule di udienza, degli spazi, dei parcheggi sufficienti per la gestione di una struttura complessa come un tribunale civile penale e una corte d'appello. E per Taranto, naturalmente ha già detto lei, direttore, che vi è anche, grazie poi ai colleghi di Taranto, è stato firmato tra il Ministero, l'Agenzia del Demanio, il Comune e la Provincia un protocollo per la realizzazione di una cittadella giudiziaria nel quartiere Paolo VI. Naturalmente tutti questi progetti molto importanti devono essere presi in carico anche dagli avvocati, dal comune, dalla provincia, vi deve essere un concorso di volontà e un tavolo comune che faccia sì che si passi poi alla progettazione e alla realizzazione delle opere. Pare che nel Recovery Fund siano destinabili anche a queste cittadelle della giustizia e all'edilizia giudiziaria somme dell'ordine di 470 milioni, se non vado errato. Sì. I giovani e la cultura della legalità. Ecco, Presidente, si registra un calo di iscrizioni nelle facoltà di giurisprudenza, mentre crescono altre specializzazioni, se così vogliamo dire, pensiamo a medicina, ingegneria, architettura. Ecco, come mai secondo lei c'era il sogno dei giovani di diventare notai, magistrati, avvocati? Ecco, sicuramente sarà un problema relativo all'occupazione che voglio dire, scarseggia sempre di più, ma ci sono anche altri risvolti secondo lei? Sicuramente, diciamo, noi possiamo partire da un dato. Quando io mi sono laureato nel 1985... Ecco, peraltro ricordiamo che il dottor Saso si è laureato alla Sapienza, una università d'eccellenza. No, per dire, ecco, il dato da cui io parto è che nel momento in cui io mi laureavo, nel 1985, gli avvocati in Italia erano 48.000. Oggi sono 240.000. E già questo dato, basti pensare che il numero degli avvocati della Campania e del Lazio superano il numero di tutti gli avvocati francesi, cioè circa 60.000. E in Francia quindi abbiamo un quarto del numero degli avvocati che ci sono in Italia e in Francia addirittura i cassazionisti sono soltanto 100 a fronte dei 55.000 cassazionisti italiani. Questo per dire come la professione di avvocato, che poi diventa uno degli sbocchi più naturali per un laureato in giurisprudenza, è condizionata da una situazione, diciamo, molto difficile, perché un tale numero ovviamente non può, diciamo, neanche trovare una collocazione professionale adeguata, ovviamente. Quindi io credo che diciamo, uno dei motivi delle minori iscrizioni possa essere nelle difficoltà che i giovani vedono come sbocchi degli studi di giurisprudenza. Per quanto riguarda invece l'accesso in magistratura, che pure è uno degli sbocchi più diciamo, ambiti per, certo. Per un laureato in giurisprudenza, anche lì, diciamo, abbiamo assistito negli ultimi anni
quando il concorso per diventare magistrato è diventato un concorso di secondo grado, quindi che richiedeva necessariamente o il periodo di 2 anni della scuola di specializzazione all'università, o un tirocinio di 1 anno e mezzo, poi altri studi, poi corsi privati e altre spese, si è determinata una situazione nella quale un giovane prima dei 30 anni, molto spesso dopo, l'età media ormai di accesso in magistratura è tra i 32 e i 34 anni, che è troppo avanzato. Troppo avanzato. E quindi cosa si è verificato? Si è verificato che ormai l'accesso in magistratura è limitato soltanto a quei giovani, ecco perché si vuole modificare questo accesso, a quei giovani che hanno la possibilità, con una famiglia alle spalle, di rimanere a carico appunto della famiglia stessa per tanti anni, fino a oltre 30 anni. Ecco che allora invece questo, noi rischiamo di perdere tanti giovani valenti, bravissimi, che potrebbero vincere il concorso, ma che non hanno la possibilità di attendere tanti anni. Ecco certo. Perché si vuole riformare l'accesso in magistratura, facendolo ritornare a un concorso di primo grado, per il quale è sufficiente la laurea. Certo. Quindi è soltanto... possiamo anche dire che tra i vincitori di concorso ormai il 60-70% sono donne. Le donne hanno già nel 1985 hanno superato il numero degli uomini per quanto riguarda appunto la presenza in magistratura, e quindi anche questa è una modificazione che si è verificata nel nostro mondo. Certo. Presidente, nella intervista precedente col dottor Antonio Pasca, il presidente del TAR di Lecce, si poneva l'accento sulla necessità di risposte forti da parte della politica, perché la magistratura fa molta supplenza, lo fa bene certamente, lui richiamava alcuni temi come quello dell'ambiente, sul quale si registra un grande sforzo della magistratura a Taranto come a Brindisi e come a Lecce. Ecco, ritiene che da questo, si può fare una fotografia dell'area ionico-salentina su questi temi, sull'impegno della magistratura e sull'impegno che voi richiedete invece alla politica, al governo? Beh, diciamo, la magistratura ha avuto in alcuni momenti storici un ruolo di supplenza laddove la politica non ha forse compiuto le azioni, gli atti di indirizzo e anche le realizzazioni che erano necessarie. Forse il caso dell'Ilva può essere emblematico, adesso è nelle battute conclusive il dibattimento di primo grado di un processo elefantiaco e delicatissimo, quello dell'ambiente svenduto, in cui si è visto come in realtà una impresa di quelle dimensioni, la più grande acciaieria europea, determinava tassi di inquinamento nell'ambiente e soprattutto per le persone che si ammalavano intollerabili. Naturalmente una situazione di questo tipo andava gestita dalla politica forse in maniera diversa da quanto è accaduto. Forse andavano già anni addietro adottate delle misure che potessero in qualche modo salvaguardare le esigenze della produzione e i posti di lavoro, ma non venir meno alla tutela ineludibile dell'ambiente e della salute delle persone esposte a questi inquinanti. Noi ringraziamo il dottor Maurizio Saso, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati nel distretto di Taranto, Brindisi e Lecce, temi sui quali torneremo perché ci vuole più di una trasmissione per affrontare i nodi della giustizia in Italia e in Puglia. Grazie Presidente per la sua disponibilità. Grazie. Arrivederci.